Omicidio e non una tragica fatalità sul luogo di lavoro. I carabinieri di Torino sospettano questo in merito alla morte di un operaio edile originario di Napoli, deceduto il 15 dicembre, e per questo hanno arrestato un suo collega. La vittima sarebbe stata spinta giù da una rampa di scale riportando lesioni mortali. Stando alla ricostruzione, la morte dell'operaio napoletano non è stata una fatalità. Secondo le testimonianze raccolte dai militari dell'arma, la vittima, che viveva da tempo a Torino, quel giorno non si era presentato al lavoro per un malessere e solo nel pomeriggio era andato a trovare due amici sul posto di lavoro. Secondo la ricostruzione, tra la vittima e il presunto omicida ci sarebbe stata una discussione per motivi banali, al termine della quale il trentenne avrebbe spintonato l'operaio facendolo cadere dalle scale. Precipitato nel vuoto, ha sbattuto la testa e morto in ospedale dopo una notte d'agonia. Dopo la ricostruzione e le testimonianze, i carabinieri hanno condotto una serie di indagini e fermato il trentenne per omicidio preterintenzionale. A non convincere i militari una serie di incongruenze nel racconto del sospettato e nelle testimonianze raccolte.